Siamo a Civitella Alfedena, un comune di meno di 300 abitanti in provincia dell'Aquila, in Abruzzo. Ci sistemiamo al Camping Wolf, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, nel quale non è difficile essere avvicinati da cervi, cerviatti, volpi ed altri animali del bosco. Spostiamo in paese, dove anche qui ci sono insoliti incontri. Piccolo borgo, arroccato su uno sperone che domina la sponda meridionale del lago di Barrea, è il più piccolo paese del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Conserva le strette viuzze dell'intatto centro storico, con alcuni palazzetti del 600 e del 700 ed una torre trecentesca. Una bella vista sul lago di Barrea e di fronte Barrea. E adesso tutti al Museo del Lupo. Io sono Irma, sono volontaria del servizio civile e oggi vi porto la scoperta del lupo, del Martellini, con una persona specifico. E alla fine andremo a vedere come si comporta il branco, comunque nell'area faunistica, in un recinto, diciamo così, nel momento del passo. Cominciamo a conoscere il lupo appenninico, cominciamo dalla testa. Ciò che vi mostrerò all'interno del museo è reale. Per quanto riguarda i crani, sono stati trovati dai guardaparchi esemplari già morti, mentre per gli esemplari imbalsamati sono stati sequestrati ai bracconieri quando è stato aperto il museo, quindi parliamo degli anni 70. Preda preferita del lupo è il cervo. Parliamo di ungulati, sono quegli animali che camminano poggiando le unghie. Il cranio che io ho in mano non è un cervo, è un capriolo, è un altro ungulato. È difficile che caccia il capriolo e il lupo perché è un po' più piccolo, quindi non riuscirebbe a sfamare il branco. La differenza già che vediamo con il lupo è che i denti sono presenti solo nella parte posteriore. Questo ci indica che è un erbivoro. Infatti l'erbivoro andrà a prendere l'erba con la lingua, staccarla dagli incisivi inferiori e a tritarla con questi posteriori. Qui posso dirvi anche con certezza che questo capriolo è una femmina, questo perché non ha l'attacco dei palchi. Infatti i palchi, chiamati comunemente corona, le hanno solo i maschi, sia nei cervi che nei caprioli. In questa scena vediamo rappresentato il momento del postpartum. Abbiamo il maschio alfa che porta da mangiare alla femmina alfa nel giaciglio. Perché il maschio alfa porta da
mangiare la pelle in acqua, perché lei rimarrà in questo giaciglio per tutti i 2 mesi successivi. E per finire, all'area faunistica, dove assistiamo al pasto dei lupi. Vengono nutriti 2 volte a settimana, carne morta controllata, solitamente carne rossa bovina. L'acqua la trovano in natura, c'è un piccolo ruscello che è nell'area. Adesso possiamo cominciare a...